Gaetano, anche l'UNESCO ha riconosciuta la professionalità, l'arte del pizzaiolo come un bene dell'umanità. La pizza, tu da sempre sei un maestro, l'hai esportata, hai insegnato anche a fare la pizza in Giappone. E questo è un lavoro dei vecchi antenati, della vecchia storia della pizza napoletana e noi siamo orgogliosi di portare Napoli, la pizza ha portato Napoli e l'Italia nel mondo, che è la pizza che ha portato i pizzaioli nel mondo, ringraziando i vecchi pizzaioli che hanno aperto una strada ai noi giovani e sperando che i giovani apprendano questo lavoro che è un'arte che fa bene da sicurezza e da tutto. Da sempre tu vai in Giappone. Come i giapponesi accolgono questo prodotto tipico italiano? Beh, il giapponese è un mondo ben organizzato, un mondo come l'Italia, che loro amano l'Italia, amano Napoli, amano la tradizione italiana, amano la cucina italiana, soprattutto amano la pizza e gli piace molto la cucina napoletana. E noi siamo orgogliosi di insegnarli, che sono ragazzi che danno sicurezza ai ragazzi che fanno con passione, ma non è solo la passione, ci mettono passione, cuore e amore, e questo è molto importante. La pizza piace all'estero, ma piace anche in Italia. Com'è cambiato il gusto per la pizza degli ischitani, dei turisti, degli italiani in genere? La pizza è cambiata molto anche perché i giovani vogliono le cose nuove, le novità e noi ci dobbiamo aggiornare ai giovani anche per un fatto commerciale, per un fatto di attività. Ma la pizza, la storia è scritta, è già fatta, è inutile cambiare, non si può cambiare e non si può sostituire le classiche pizze napoletane come la Margherita, la Napoli e la vecchia pizzeria Mastro Nicola, la prima pizza che è nata veramente a Napoli.